Che cazzo fai? Sei in contromano. Cioè, però io non posso fare video così. Bella raga, oggi siamo in questo nuovissimo video e sono veramente carichissimo perché finalmente posso presentarvi il mio nuovo HM. La folle come sempre entra quando non deve. Mentre vado a casa vi spiego cosa abbiamo montato sull'HM. Ma prima di iniziare a spiegarvelo ci tengo a ringraziare tantissimo Jimmy Tuning, il meccanico di fiducia, che mi ha aiutato per questo progetto. E abbiamo fatto il motore assieme e tutto il resto assieme. Quindi innanzitutto un ringraziamento speciale a Jimmy Tuning. E adesso inizio a dire cosa abbiamo montato su questa moto. Allora, abbiamo innanzitutto aperto i carter, quindi abbiamo tirato giù il motore, abbiamo aperto i carter. Abbiamo montato un albero motore top spalle piene, corsa 39, con delle varie lavorazioni ai carter, agli scivoli, al pistone, tantissime lavorazioni. Dopodiché siamo andati a montare un gruppo termico che è un misto di un po' di robe, ovvero monto un pistone Gol lavorato, monto un cilindro che è un 90 di cilindrata con 7 travasi, che però non sapevo bene che marca sia, dato che era una cosa che Jimmy aveva in officina e che non utilizzava. Allora abbiamo deciso di montare quello. E come ultima cosa, ma non per importanza, la testa TPR scomponibile. Poi abbiamo montato l'accensione a rotore interno, l'MVT. Poi abbiamo montato un collettore della C4, come carburatore abbiamo un 21, ovvero quello che montavo già in precedenza. Come marmitta abbiamo la Top Performance, che ho montato una volta ma che poi sul Malossi non mi trovavo molto bene, quindi ho rimontato quella originale, ma adesso monto la Top Performance completa, quindi pancia e terminale. E per ultima cosa siamo andati ad accorciare i rapporti. Dato che Jimmy sa che io faccio stunt o comunque voglio imparare a fare stunt, abbiamo messo un 11-60 invece che un 15-60. Quindi abbiamo accorciato di ben 4 denti sul pignone. Ovviamente la moto è ancora in rodaggio, quindi non bisogna tirarla troppo. Con i rapporti corti purtroppo la velocità massima non è chissà cosa. Però devo dire che una volta che mi sono abituato all'erogazione, secondo me si può alzare anche in quarta tranquillamente. Vabbè, ho rifatto i cavi della moto, quindi il cavo del gas, il cavo della frizione. Che cazzo fai, rincoglio? Sei in contromano, testa di m***a. Questo qua è il motore. Manca ancora il copriaccensione, ma ce l'ho nel garage. Adesso infatti lo andiamo a montare. Che dire? The next day. Perfetto, non avevo attaccato il tubo della benzina. No, piscia il tubo della benzina. Questi sono i lavori che bisogna non fare all'ultimo. E io lo sto facendo all'ultimo. Ok, non piscia più dal tubo della benzina. No. Perché, scusami? Non è possibile che sono di nuovo in riserva. Qual è il problema adesso? Qual è il problema adesso? La benzina aperta, l'aria è tirata, è tutto infilato, la pipetta è attaccata. Che due coglioni. Che due coglioni. Madonna in... minchia, si è bagnata la candela? È la candela. Ce ne ho un'altra di riserva, esattamente da qualche parte. Come è possibile che non fa scintilla? A few moments later. Perfetto, abbiamo risolto. Ricordiamoci sempre che sono in rodaggio, avendo anche rapporti corti, devo andare veramente piano.
Oh, si è spenta così di colpo, eh. A few moments later. A few moments later. Ci siamo messi bene. Magari si è scollegato il contatore, non fa più contare. Ma è probabile. Ma perché il contatore mica la fa? Sto scherzando. No, ma lo specchietto era chiuso. Non mi faceva andare la moto. Ma certo, tanto te lo fa. No, non era neanche lo specchietto che era chiuso. Però togli i paracolpi. Paracolpi che è storto, magari. Cioè, hai la certezza che se togli i parasteli parta, però. Però. Guarda, pure le mosche sulla moto. Fa cagare. C'è solo che la partita. Sì, è arrivata fino qua. Ah. Allora, siamo di nuovo a piedi. Inizialmente era la candela, ma poi si è rivelato non essere più la candela. Però girava. Certo che io non posso fare i video così, perché poi non so che titolo mettere. Ritorno all'HM e mi lascio a piedi. Cioè, non è un bel titolo. Ok, ho caldo. Andiamo a casa. Ci vediamo dopo.